per aver raccolto il nostro invito. Oggi è una giornata importante per questo centro. Non so chi di voi è, diciamo, vecchio frequentatore del centro per esigenze chiaramente che tutti sappiamo, ma avete potuto constatare come si è trasformato questo centro e oggi ve lo stiamo presentando. Dobbiamo dire grazie ai fondi che la Regione ci ha mandato per poter creare tutto ciò che state vedendo oggi. Noi abbiamo avuto fondi per ristrutturare e adeguare questi ambienti per la disabilità, per portarli ad essere vissuti da persone con disabilità. Quindi abbiamo creato lo spazio che avete alle spalle, dove i nostri utenti ogni giorno si cimentano con le attività quotidiane che possono essere fare il caffè, tagliare la frutta, fare il biscotto, come si usa il fornetto a microonde. Cioè abbiamo il bimbi, non ce l'ho manco io a casa, ma loro lo usano. Quindi progredire nelle attività quotidiane per portarli a vivere una vita da soli, che può accadere in qualsiasi momento, trovarsi da soli in una gita, in un viaggio, in qualsiasi cosa. Poi abbiamo dotato questa struttura di ambienti nuovi anche per le persone che lavorano qui, per gli operatori, quindi abbiamo adeguato gli ambienti, li abbiamo rinnovati, ma per ultimo, ma non perché è ultima, la stanza sensoriale, dove i nostri utenti andranno a passare dei momenti di serenità, anche di divertimento, dove loro si potranno rilassare e lasciare, e abbandonarsi e lasciare le proprie paure. Tutto questo noi lo facciamo davvero con grande professionalità. Io devo ringraziare tutti gli operatori di questo centro, perché ieri, per prepararsi a questo evento, hanno fatto mezzanotte. Poi lui gli ho offerto un panino, siamo andati a mangiare un panino perché erano stanchissimi. E anche un'operatrice che viene da Pescara ha scelto di rimanere, di lasciare la sua bambina dalla mattina ed è restata qui per essere oggi con voi e far trovare diciamo, il centro in ottime condizioni. Quindi questo è quello che noi vediamo oggi, ma non è solo questo. Dobbiamo cercare sempre di più di intercettare fondi per poi riportarli in questo e in altre attività per la disabilità. C'è tanto da fare, tanto abbiamo fatto, ma non si finisce mai in questo campo, voi me lo insegnate. Una cosa però che mi piace dire è che nelle varie riunioni che abbiamo fatto con le famiglie, io sono intervenuta in qualità di amministratore di sostegno di un utente. E mi dispiace che non c'è la signora oggi, è una maestra, quindi starà al lavoro. La figlia frequenta questo centro, ha detto: assessore, io porto mia figlia qua con la tranquillità che ho quando sta in famiglia. Quindi per me questa è una seconda famiglia. Io affido il mio bene prezioso a questi operatori perché so che qui è trattata come se ci fossi io. E questo per me è stato veramente una soddisfazione grande. Quindi l'amministrazione, per dire che l'amministrazione, la regione è vicina e sensibile ai problemi della disabilità. Ripeto, c'è tanto da fare, ma insieme riusciremo ad andare avanti. E noi aspettiamo anche vostre idee, perché voi le vivete le disabilità in famiglia, quindi ci potete riportare le vostre difficoltà e noi con fondi, con gli operatori, potremo tradurre in qualcosa di positivo per i nostri figli. Abbiamo fatto le gite, ma non solo gite perché dobbiamo spendere soldi. Noi l'ultima gita, e i ragazzi mi adorano per questo, ma io non l'ho fatto per questo motivo. Abbiamo cercato di portarli lontano dalle nostre famiglie, dalle loro famiglie. Abbiamo fatto una gita in Trentino, in montagna, hanno sciato, si sono divertiti, ma lo scopo qual era? Lo scopo era farli stare lontani dalla famiglia e provvedere loro stessi alle loro necessità. Hanno dormito insieme, quindi hanno fatto amicizia con altri utenti, quindi hanno visto che cos'è stare in camera con un altro amico, un amico, lavarsi il bagno, tutte le cose di quotidianità.
pensare ad andare da soli a mangiare, poi magari l'aspettava l'amico, eccetera, sciare, fare lo sport. Loro si sono divertiti tanto, ma lo scopo nostro era quello di inclusione, era quello di portarli a capire, a toccare con mano che cos'è vivere lontani dalla famiglia. Io ora mi stoppo perché sennò vado avanti, do la parola al Presidente della Regione Francesco Roberti e subito dopo all'assessore alle politiche sociali Gianluca Cefaratti, che hanno voluto oggi essere qui a farvi un saluto, stare qui con noi, e quindi abbiamo fatto veramente tanto piacere. Prego. Vabbè, io innanzitutto ringrazio tutti quanti voi per la vostra presenza e dopo dalla parte mia lanciare un segnale, ma soprattutto un segnale di ringraziamento a Silvana, che è stata il mio assessore al sociale, che in questi 5 anni di collaborazione abbiamo cercato di ridare un nuovo volto al concetto di sociale, cioè quello di dare soprattutto il territorio e le fasce più deboli, perché questo servizio sia una garanzia e soprattutto un consolidamento di ciò che si fa, perché più delle volte fare progetti estemporanei che trovano il tempo che trovano, dopodiché alla fine non è che creare un percorso solido su cui gettare delle basi fondamentali, che sono quelle appunto della situazione delle persone nel seguente ambito. Noi dobbiamo pensare, e questo l'abbiamo fatto in ogni momento della nostra storia politica, di quando ci siamo insediati la prima volta, dobbiamo pensare a un percorso a lungo termine, che è quello che noi già abbiamo intravisto in qualche maniera. Pensate che a Termoli, insieme alla Curia, abbiamo deciso di investire dei fondi europei di sviluppo regionale su quello che sarà la costruzione di un dopo di noi, cioè quelle case importanti che sono fondamentali, ma soprattutto spostare la nostra operatività all'interno di questa casa, per cui il primo possibile dobbiamo finire di costruirla, perché abbiamo trovato dei fondi, abbiamo trovato delle donazioni, sulla base di questo stiamo facendo un bellissimo lavoro. Però poi questi ragazzi, lavorando all'interno di questa casa, vedendosi quotidianamente questa casa, quando sarà, sperando il più lontano possibile, che loro rimarranno soli, là dentro si sentono già famiglia consolidata, si sentono già in qualche maniera, hanno già una condivisione di carattere familiare rispetto a tutto quello che li circonda. Quindi noi non possiamo fare altro che accompagnarli in questo percorso. E questo sarà il nostro obiettivo finale, il nostro obiettivo, che in qualche maniera creare queste case famiglia dove ci si sente, vedendosi tutte le mattine, tutti i giorni, per anni e anni, ci si sente parte integrante di una famiglia, e i genitori ugualmente. Io capisco che significa, perché anche noi abbiamo in casa una situazione di disabilità, i miei suoceri dicevano sempre: dopo di me che succederà? Dopo di te succederà, che noi dobbiamo dare risposte se ci sentiamo veramente una società, come dire, attenta al welfare, ma soprattutto una società che oggi è al passo coi tempi, quelle società che dimostrano attenzione verso la parte fragile della popolazione. E questo lo si deve fare tutti quanti insieme, lavorando tutti quanti insieme, spendendo le risorse nella maniera giusta e facendo molta attenzione all'integrazione, perché è fondamentale l'integrazione. Quindi andare in gita non è una semplice giornata di divertimento, ma è anche un modo per iniziare quel percorso di autosufficienza, quel percorso di condivisione, quel percorso di saper vivere in maniera completa anche con persone che conosciamo nell'immediato rispetto a quelle che li conosciamo da tanto tempo, e quindi dare a questi ragazzi quella capacità di autogestione e di integrazione nei contesti sociali. È evidente che la parte politica deve fare quello che è l'istituzione, cioè trovare le risorse giuste, mettere il miglior personale a disposizione dei nostri ragazzi e fare in modo che tutto questo possa diventare al più presto sostenibile e soprattutto fruibile, perché non abbiamo tanto tempo. Il tempo per qualcuno può sembrare infinito, per altri il tempo è dietro l'angolo, quindi dobbiamo noi dare al più presto delle risposte. A livello regionale, con l'assessore Cefaratti, stiamo facendo di tutto per reperire i fondi sociali. Il discorso qual è?
è che anche lì abbiamo trovato una situazione un po' complicata, cioè carenza di personale, quindi più delle volte stiamo cercando di riattivare velocemente una serie di bandi per far sì che poi questi fondi possano essere spesi e soprattutto possano essere distribuiti sul territorio per creare quelle condizioni di sviluppo sociale ed economico, perché tenere i fondi da una parte e non utilizzarli significa non solo essere in ritardo rispetto ai progetti, ma anche impoverire il territorio e mettersi al pari delle altre regioni, che in qualche maniera dobbiamo dire che la regione Molise, sotto l'aspetto sociale, anche a livello di conferenza Stato-Regione, viene tenuta in debita considerazione per la capacità di spesa di idee e progetti. Quindi questo è nel complesso quello che noi ci stiamo dando come indicazione. Entro il 2024 noi dobbiamo mettere a disposizione ulteriori fondi, perché vogliamo fare una serie di case famiglie diffuse sul territorio, evitando di accentrarle tutte nei comuni principali che sono Terni, Campobasso e Isernia, ma in tutti quei comuni diffusi dove si creano quegli ambiti territoriali e sociali che possono avere la condivisione di più persone. E questo è l'obiettivo che ci siamo dati come impegno a livello regionale. Per cui da parte nostra massima disponibilità, qualunque cosa voi avete bisogno, siamo qua, ci fate avere le vostre informazioni, le vostre idee, ma anche le perplessità o in qualche maniera quale difficoltà quotidianamente dovete affrontare, perché così è un know-how che ci trasmettete a noi. E sulla base delle vostre informazioni, di quelle che sono a noi le nostre idee, che devono coincidere con un progetto complessivo, lo dobbiamo portare insieme a termine per il bene dei nostri ragazzi. Grazie. Buongiorno a tutti. Per me è davvero bello essere qui, conoscere questa realtà che non conoscevo. Ringrazio Silvana per avermi invitato, ringrazio voi per la presenza. Una bellissima realtà, davvero devo fare i complimenti all'amministrazione comunale di Termoli che ha saputo mantenere in piedi questa realtà, anzi migliorarla. Per cui tutti quei fondi che noi riusciamo a reperire e poi vengono investiti nella maniera giusta, credo che sia motivo di orgoglio non solo per noi, ma credo anche per voi. Ed è bello sentirsi dire, voglio dire, Silvana diceva, della maestra che accompagna la figlia qui, che è convinta e serena perché i figli sono pezzi di cuore. Se vi posso permettere, non è la sola. Mi fa un enorme e ci fa enormemente piacere. Sono pezzi di cuore, e quindi noi, quando in qualche maniera abbiamo delle strutture che sono accoglienti, abbiamo il personale che è in grado, voglio dire, di dare la giusta assistenza, di dare le motivazioni, di farli crescere sotto ogni punto di vista, perché poi non è che i ragazzi disabili non crescono, crescono anche i ragazzi disabili, sicuramente più lentamente. Allora noi abbiamo il dovere di incrementare queste situazioni, abbiamo il dovere che questi centri socioeducativi, come vengono chiamati, possano assolvere a tutte quelle funzioni per le quali sono stati ideati e creati. Silvana mi rappresentava una cosa che è una cosa giustissima, insomma. I centri socioeducativi possono essere frequentati normativamente dai ragazzi da 18 ai 64 anni, diciamo 65 anni in un concreto. Dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti, dobbiamo trovare le modalità per realizzare soprattutto nei centri più grandi, perché poi il Presidente diceva bene che alcune offerte vanno fatte anche nei centri più piccoli, però insomma noi dobbiamo partire dai centri più grandi per sperimentare nuovi luoghi, nuove situazioni. Lo faremo sicuramente da qui a breve, perché credo, e fortunatamente insomma, prima i soggetti disabili non superavano un certo limite di età, oggi fortunatamente la medicina ha fatto i passi in avanti, il sociale ha fatto il resto, insomma, perché non è solamente l'aspetto sanitario che deve essere curato dalla persona, anche gli aspetti sociali, sociosanitari in qualche maniera. Per cui cercheremo anche una soluzione per questa esigenza, che non è solamente di Termoli, ma sicuramente nei centri più grandi è più evidente questa esigenza. La stanza è bellissima, complimenti a chi l'ha ideata, quasi quasi il Presidente ci intanto se abbiamo bisogno di un momento di farlo di avere qui. Vicinanza assoluta, e così come diceva il Presidente, noi siamo sempre aperti al confronto, al dialogo, perché solamente con il confronto e con il dialogo tra istituzioni e chi cura attraverso le strutture cooperative questi luoghi, tra istituzioni e cittadini che
frequentano questi gruppi, noi dobbiamo aprirci al dialogo perché noi non abbiamo una scienza infusa. Attraverso un confronto, attraverso il dialogo, sicuramente possiamo migliorare, possiamo renderci conto anche di alcuni errori che sicuramente anche chi fa politica sbaglia. Voglio dire, chi fa politica non è esente dall'errore. Però, voglio dire, all'errore può essere sempre posto rimedio, quindi da parte nostra tutta la volontà a migliorare questi luoghi, a migliorare questi aspetti per il benessere vostro, nostro e soprattutto per mettere in dei ragazzi. Sono contentissimo di essere qui, spero che questa sala possa essere l'inizio di qualcosa che inizia a cambiare ulteriormente la vita e gli aspetti che contraddistinguono queste situazioni. Grazie a tutti per la presenza. Può essere invece un fattore determinante e sostanziale di affiancamento a quello che è la loro disabilità e quindi in qualche maniera un rafforzo per quello che gli serve sotto l'aspetto motivazionale. Quindi stiamo anche qui cercando di mettere in campo una serie di finanziamenti anche su quello che riguarda la digitalizzazione per avvicinare tutto quel rapporto che può essere utile, perché come si inventa, così come si parla spesso di telemedicina, noi dobbiamo pensare che si deve utilizzare questa tecnologia anche sotto l'aspetto non prettamente diciamo di carattere medico, ma terapeutico, e quindi le due cose possono avere una grossa sinergia. E possiamo in qualche maniera cercare di ipotizzare dei progetti all'avanguardia, e quindi per la prima volta una regione, seppur piccola, che sperimenta delle nuove metodologie di didattica, di affiancamento, di crescita per i nostri ragazzi speciali. Ma loro sono persone importanti, ma che vivono bene. Abbiamo messo dei normali. Che sì.